mattinata fresca ma soleggiata a Monte Rotondo Marittimo, via Magenta 2, dove si inaugura il primo asilo nido di questo importante paese metallifero. Sulla base del calendario vigente, nella Roma antica il primo giorno di marzo coincideva con il primo giorno dell'anno, un giorno dunque dagli importanti significati simbolici. Il primo marzo di quest'anno è una data importante anche per Monte Rotondo Marittimo, dove apre i battenti l'asilo nido comunale. In pratica si inaugura un nuovo servizio a sostegno dei cittadini. Signor Sindaco, allora si inaugura il primo asilo nido di Monte Rotondo Marittimo? Oggi lo inauguriamo, il servizio partirà il 1° marzo e per noi è una grande soddisfazione, perché il servizio dell'asilo nido, soprattutto su un'area interna, noi crediamo che sia un servizio essenziale per permettere alle famiglie di gestire la vita con più tranquillità, con più facilità, perché chiaramente permette la gestione di un figlio prendendo in considerazione i problemi lavorativi. Spesso negli anni alcune famiglie ci hanno manifestato questa problematica, però purtroppo non c'erano mai stati dei numeri su cui si poteva fare una programmazione di medio-lungo periodo. Fortunatamente in questi anni invece ci sono stati dei numeri e quindi, oltre la misura che avevamo messo in piedi per dare un aiuto alle famiglie che avevano questo problema, avevamo messo in piedi un bando per incentivare e rimborsare il costo di una tata o una babysitter, prendendo un riferimento annuale, vedendo che i numeri davano una prospettiva, abbiamo deciso di investire, un investimento di 47.000 euro, e insieme all'Unione dei comuni abbiamo gestito il complesso e quindi anche il progetto sul servizio in maniera sostenibile. Infatti, grazie anche ai contributi che ci arrivano dalla Regione Toscana, i 47.000 euro di cui sto parlando sono relativi a tutto ciò che afferisce alla riqualificazione di questa area, agli arredi, a tutto ciò che afferisce alle cose materiali. Per quanto riguarda il servizio, invece, è sostenibile anche con numeri bassi, grazie anche a questo contributo, e quindi siamo veramente contenti di poter festeggiare il fatto che a Monte Rotondo ci sia un servizio in più essenziale per un'area interna come il comune di Monte Rotondo Marittimo. I locali sono di proprietà del comune di Monte Rotondo, questi locali? I locali sono di proprietà del comune di Monte Rotondo Marittimo, negli ultimi anni erano stati utilizzati una parte per un'associazione locale, l'altra parte invece era uno spazio che veniva utilizzato per momenti di ritrovo sociale, laddove lo utilizzavano le associazioni, fino anche incontri con la popolazione quando invece lo utilizzava l'amministrazione comunale. Quindi questa parte è adiacente all'asilo e quindi abbiamo visto che era possibile per gli spazi, considerando anche un cortile interno, la capienza per 12 bambini in annessione, diciamo in questo modo, all'asilo di Monte Rotondo Marittimo. Così veramente abbiamo un luogo dove i nostri bimbi possono fare tutto il percorso di crescita formativa riguardante i primi anni prima dell'asilo. Ci sono già bambini che stanno per usufruire di questo servizio? Allora, dal 1° marzo partirà il servizio e i bambini che si sono iscritti sono 5. Però su questo avevamo avuto una preadesione, perché comunque avevamo fatto un avviso pubblico preventivo di 6 bambini. Quindi vedremo, in base anche al periodo e alla disponibilità delle famiglie, quanto verrà svolto il servizio, se solamente la mattina o anche il pomeriggio, sicuramente per i primi mesi la mattina, ma noi abbiamo voluto un servizio completo che andasse sia sulla mattina che sul pomeriggio, chiaramente adattandolo alle esigenze delle famiglie, come dicevo. Questo per il primo anno. Per il prossimo anno invece i numeri vedono ancora un miglioramento, perché si parla di un ordine di grandezza di quasi 10 bimbi, e quindi il massimo che può contenere un asilo nido come quello di Monte Rotondo Marittimo. Una cosa importante, il nome. Si capisce un po', si intuisce il perché, ma insomma, Fumacchio da dove viene?
Allora, Fumacchio viene da un'idea di Lara Pippucci e Stefania Nuti, che sono due persone legate al territorio. Una soprattutto ci ha vissuto fino a che poi ha finito gli studi, ha trovato un percorso lavorativo e l'ha portata fuori Monterotondo Marittimo, che in pratica insieme hanno fatto, vedendo il territorio e essendo innamorate del territorio, hanno fatto una storia per bambini. In cui in questa storia c'è un diavoletto che si chiama Fumacchio, che abita all'interno dei soffioni, dei cunicoli, delle Biancane. Allora, quando ci sono anche le scolaresche, lì si dice sempre, lì si fa vedere la casa di Fumacchio, che è un pertugio all'interno di un, in realtà un fumacchio, e quindi una sezione del territorio delle Biancane dove esce il vapore, però essendo un pochino più largo sembra quasi una piccola caverna di un diavoletto, e quindi gli è venuta l'idea di Fumacchio. Questa struttura sarà gestita dalla cooperativa Arcobaleno di Follonica, che è stata ovviamente individuata attraverso un bando pubblico. Sì, perché in previsione, anche quando non c'era ancora sicurezza sul fatto che l'amministrazione avrebbe potuto mettere un investimento per fare l'asilo nido, fin da subito abbiamo chiesto di inserire Monterotondo come all'interno della gara per la gestione degli asili nido dei comuni afferenti all'Unione. Questo perché al momento in cui potevamo sciogliere la riserva, a quel punto poteva essere immediatamente operativa un soggetto per far partire il servizio, e quindi quella gara è stata vinta dalla cooperativa Arcobaleno, e quindi siamo riusciti a partire subito appena finiti i lavori e fatti i collaudi. Questa realizzazione è una realizzazione importante per quanto riguarda Monterotondo Marittimo, altre però stanno per arrivare, sempre a firma del Comune. Sì, diciamo che questo è un periodo di tante inaugurazioni, perché molti cantieri e lavori pubblici, insomma, si stanno chiudendo in questi mesi e li abbiamo già inaugurati. Le tappe più imminenti sono l'avvio dei lavori per quanto riguarda la pump track, cioè un sistema di un circuito dedicato alle bici e mountain bike fatto con dossi per permettere a tutti gli appassionati di venire sul territorio ad allenarsi, che si ricongiunge alla sentieristica importante che abbiamo all'interno del nostro territorio. E fra due mesi all'incirca inaugureremo il restauro del Palazzo Comunale Monterotondo Marittimo, dove trasferiremo la sala del Consiglio Comunale, quindi ci aggiorneremo a breve su questa opera importante anche da un punto di vista simbolico per il nostro comune. Sara Lavagnini è la presidente della cooperativa Arcobaleno di Follonica. Per voi un nuovo impegno, ma credo gradito, gestire questo asilo. Molto gradito, sì, un nuovo impegno, perché la cooperativa comunque gestisce già da molti anni gli altri nidi delle colline metallifere, e da quest'anno è subentrata anche nella gestione di Roccastrada, e dal 1° di marzo inizierà questa nuova avventura qui a Monterotondo Marittimo. Intanto inizieremo con tre bambini, il nido per ora è aperto fino alle 13, perché le richieste fino alle, diciamo, fino alle 16 ancora non sono arrivate. Per la cooperativa è un bellissima, insomma, è l'inizio di una bella esperienza, soprattutto in un territorio così piccolo, perché è qui che si possono proprio aprire servizi di prossimità. L'intento, anche poi messo in fase progettuale nella gara d'appalto, era proprio quello di creare proprio anche un punto di riferimento a sostegno della neogenitorialità, dove appunto questi territori, magari essendo lontani comunque da quelli che possono essere i servizi, no? Quello di dare anche questo tipo di offerta. La cooperativa utilizza come metodo educativo quella dell'educazione all'aperto, quindi lentamente, ovviamente con i tempi dei bambini, verranno proposte attività in esterno, quindi di conoscenza dell'ambiente, di utilizzo di materiali naturali, tutto questo però seguendo quelli che sono i ritmi dei bambini.
quindi ci sarà questa prima fase di conoscenza degli ambienti, di conoscenza ovviamente delle nuove figure adulte di riferimento per questi bambini, e poi inizieremo questa apertura verso l'esterno che noi condivideremo con il territorio molto volentieri. Già in fase progettuale hanno condiviso con noi alcune realtà del territorio come Lauser, Officina Papage, ma anche realtà come la cooperativa Itinera, che comunque sul territorio c'è, e come anche il Paterno. Quindi insomma la cooperativa è un inizio di un cammino che però vuole essere fatto insieme al territorio. Questo asilo è composto da due ambienti principali, oltre naturalmente a servizi igienici, un ambiente in cui i ragazzi, i bambini diciamo, giocheranno, e uno in cui si riposeranno, diciamo. Ma in realtà gli ambienti saranno abbastanza polivalenti, quindi ovviamente nel momento della nanna verrà data ovviamente la destinazione alla stanza, quindi una stanza dedicata al riposo laddove appunto ce ne sarà bisogno, però sono tutte e due stanze polifunzionali, quindi saranno tutti e due ambienti che i bambini potranno utilizzare per il gioco, per il momento della lettura, perché ecco, anche sul discorso della lettura ad alta voce c'è una bella realtà comunque anche a Monterotondo, quindi si darà spazio anche a questo. E poi insomma quante educatrici o maestre, non so come si dice adesso, ma insomma graviteranno su questa struttura? Allora, attualmente, visto che l'orario è fino alle 13, per ora c'è un'educatrice e un'operatrice. Poi se l'orario ovviamente si dilaterà fino alle 16, allora ci saranno turni di lavoro e il personale sarà di più.